Siamo con Michele Carrea, che guiderà ancora anche la prossima stagione la Blu Basket. Per una volta non serioso sul campo, ma in veste anche borghese, al quale però oggi chiedo, è stato fatto un passo importante, cioè oggi è una pagina bianca, si è girato pagina completamente, è stato presentato un nuovo organigramma. Allora ti chiedo, quali sono le tue sensazioni, quanto sei carico? Io ti vedo spesso che sei in ufficio con il tuo staff anche, eccetera. Quali sono i primi passi dopo aver proprio, come dire, girato pagina? I primi passi sono sempre quelli di partire da chi dovrà risolvere i problemi, e chi dovrà risolvere i problemi sarà la struttura, e quindi gli allenatori, i fisioterapisti. Abbiamo creato un team di lavoro che pensiamo possa essere di grande qualità. Il vantaggio rispetto allo scorso anno è di avere più tempo, perché siamo partiti subito nella scelta dei profili, siamo partiti subito anche con alcune conferme e alcune figure che chiaramente hanno già un'idea di quella che sarà la richiesta. Ecco, con figure nuove che anche qualcuna come Lorenzo Panza che già conoscevi, che già conosci e già, con cui già ti relazionavi, quindi c'è già un rapporto avviato. Sì, vabbè, è chiaro che chiaramente la scelta di Lorenzo è stata una scelta in cui la conoscenza reciproca ha giocato un ruolo chiave sia per quanto riguarda gli aspetti della conoscenza dell'allenatore, ma soprattutto la conoscenza dell'uomo. Abbiamo obiettivi ambiziosi, per raggiungerli c'è bisogno di grandissima sintonia all'interno dello staff e sono convinto che lui sia una persona che potrà aiutarmi a riconoscere dei momenti, potrà aiutarmi a vivere le emozioni. Che ti ha anche allenato, come dicevamo prima, quindi ti Sì. conosce anche da Mi ha allenatore, allenato immagino. male perché non ha visto il talento, non ha riconosciuto il ruolo, quindi mi faceva sempre giocare fuori posizione quando Però ho andavo in detto che come ritmo. allenatore tu sei ultra professionale, eri già allenatore in campo. Sì, voleva dire che cagavo il cazzo in campo, voleva dire, poi ho detto che ero allenatore, ma no, no, la nostra conoscenza è partita lì. Io quello che penso, il motivo per cui sono andato colpo sicuro, ho detto che se mi ha tollerato per quanto ero fastidioso in quell'anno da giocatore, vuol dire veramente che mi deve voler bene. E quindi meritavo la chiamata, quindi per questo. È una sorta di segno di riconoscenza che gli ho dato lì. Ok. Senti, quanto è importante creare un gruppo, anche voi proprio come staff tecnico, come staff medico, creare un gruppo anche al di fuori del campo, cioè il fatto di riuscire a conoscervi meglio e anche a fidarvi completamente uno dell'altro. E quanto ci si mette anche un po'? No, tu hai usato un termine fondamentale che è fiducia, e chiaramente la fiducia è qualcosa che bisogna costruire. È chiaro che partire dal presupposto di essersi scelti è un ottimo punto di partenza per avere questa fiducia. La fiducia è fondamentale e la costruzione di un team che collabori è ugualmente fondamentale ed è una conseguenza poi della fiducia. Tutti i colloqui che ho fatto con i profili che abbiamo scelto o confermato partivano da un presupposto. L'obiettivo è ambizioso, il progetto è ambizioso, la richiesta sarà alta. Per sostenere questa altissima richiesta di lavoro e di operatività, bisogna desiderare sopra ogni cosa che il club possa raggiungere il suo obiettivo, vivendolo come un qualcosa che poi potrebbe appartenere a tutti noi. Società, squadra, staff tecnico e tifosi. I tifosi trevigliesi hanno dimostrato, anche è stato un po' l'amaro finale stagione, di dare fiducia alla squadra e dare fiducia comunque alla società. A questo punto ti chiedo quanto è importante anche una connessione con loro, e quanto è importante, come dire, che la squadra possa percepirla anche questo sostegno. Sarà una chiave fondamentale. Io penso che quest'anno ci siano stati dei momenti in cui si è vissuta un'empatia grande Pistoia, Torino. e questo ha fatto una grandissima differenza. Penso che in questo club ci siano zoccolo duro di persone che hanno dimostrato di essere disposte a fare chilometri di strada per stare vicino alla squadra e che hanno dimostrato di volerci essere in momenti buoni e in momenti meno buoni. La mia filosofia, è stata prima di Treviglio e continua a essere a Treviglio, quella di dimostrare a tutti quello che, voglio fare lavorando.
Questo è il messaggio che ho voluto mandare inizio anno e questo è il messaggio che continuiamo a mandare essendo qua, quando tanti club probabilmente si sta riposando. Non ci siamo fermati un secondo, non ci siamo fermati un secondo nella costruzione di questo staff, non ci fermeremo fino a quando non avremo deciso l'ultimo giocatore. Ecco Michele, una cosa che mi dicevi che mi interessa, cioè anche proprio tu come uomo dal tuo punto di vista personale, non è emerso tanto, però dopo quella gara 5, quanto anche un po' ha fatto male anche a te personalmente e quanto hai lavorato anche per adesso per dire ok, è successo, adesso andiamo avanti però e chiudiamo. Io penso che abbiamo un ruolo dove dobbiamo riuscire a gestire le emozioni. Penso che quando finisce una stagione un allenatore può magari buttare fuori qualcosa di più perché non deve più allenare il martedì. E l'aver potuto buttare fuori ha fatto in quel momento, dopo quella brutta partita, ha fatto sì che ci sia stata tanta sofferenza. Credo che raramente mi sia capitato nella mia carriera di rivivere sensazioni così spiacevoli per tante notti, sentire il desiderio di aggiustare qualcosa con un'urgenza, una voglia, perché la sensazione che quella partita ha lasciato addosso è una sensazione che si fa fatica a pulire. Come tutto nella vita, può avere due sensi. Uno è quello di essersi fatti male e piangere per il dolore, O e far uno è qualcosa. quello di essersi fatti male, aver voglia di fare qualcosa di diverso il più presto possibile, cancellare quella sensazione, non permettere a quella sensazione di trasformare in negativo tutto, usare la sofferenza per avere più rabbia, più energia e fare questo lavoro ancora meglio.